Macro categoria imprese, categoria insurance. Il premio è quello di progetto digital dell'anno innovazione insurance. E leggiamo la motivazione. Per essere il primo network assicurativo digitalizzato in Europa attraverso il Programma Nazionale di Educazione Finanziaria 2020, che mette al centro l'informazione rivolta al cliente per scelte sempre più consapevoli e sostenibili in ambito assicurativo e per gli investimenti sulla formazione della rete distributiva. The winner is Alleanza Assicurazioni. In collegamento con noi la responsabile marketing di Alleanza Assicurazioni, Claudia Ghinfanti. Claudia, buongiorno, ben trovata, grazie per essere qui. Buongiorno, buongiorno a te, è piacere di vedervi oggi, anche se in maniera virtuale. E io vi ringrazio innanzitutto, vi ringrazio moltissimo per questo premio, per noi è una grande soddisfazione perché è un premio importante su un ambito in cui crediamo e stiamo investendo molto e quindi e soprattutto oltre a ringraziare voi ringrazio anche il mio team che devo dire che sta lavorando con grande intensità su questo, soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo dove vogliamo sempre di più essere vicini alle persone con le quali ci relazioniamo tutti i giorni, ovvero infatti. Mi riferisco sia alla nostra rete, ai 12.000 consulenti e agenti che abbiamo su tutto il territorio, ma soprattutto ai nostri poco meno di 2 milioni di clienti. Infatti abbiamo, ci mancherebbe, grazie a voi, perché effettivamente lei già con questo commento a caldo, come lo definisco io, ha centrato i punti in generale importanti per un comparto come il vostro, ma soprattutto con l'esperienza che abbiamo vissuto in questo anno. E allora mi riaggancio anche un po' alla motivazione, perché lei ha parlato giustamente di cliente, al centro dell'attenzione. Io ci aggiungo anche l'informazione, appunto come recita la motivazione, attraverso questo Programma Nazionale di Educazione Finanziaria 2020 e dove appunto educazione finanziaria rappresenta un altro ambito di cruciale importanza. Ecco, e questa è una scelta più che consapevole, aumento ancora di più quello che abbiamo letto nella motivazione del premio. Vi siete concentrati essenzialmente su questo proprio per aiutare il cliente. Sì, dunque noi abbiamo una strategia ben chiara come Alleanza e poi come gruppo Generali in Italia, ovvero di essere partner di vita delle famiglie e delle persone e questo significa per noi essere appunto non solo vicini alle persone ma anche renderli consapevoli di temi che sono importanti per la vita in realtà di tutti noi e del fatto che esistono anche delle soluzioni semplici e accessibili purché vengano diciamo pianificate per tempo e quindi tutto questo nasce da dove nasce? Nasce dal fatto che ahi noi l'Italia è fanalino di coda nei paesi europei tra i paesi del G20 in termini di cultura finanziaria ed è per questo che noi abbiamo deciso di impegnarci anche all'interno dell'agenda ONU del 2030 nell'ambito della sostenibilità proprio con il tema della cultura finanziaria dove di fatto interpretiamo un po' il nostro ruolo sociale di istituzioni private a supporto del pubblico. Questo ha fatto sì che appunto nel 2020 lanciassimo questo piano nazionale, no, di educazione finanziaria e assicurativa come anticipavi tu dove vogliamo per l'appunto rendere consapevoli le persone su quelli che sono i quattro ambiti che noi serviamo, vale a dire i rischi della famiglia innanzitutto, sto parlando della salute, dei rischi legati sia non solo alla salute della famiglia ma anche naturalmente ai beni e al patrimonio della famiglia, quindi questo è l'ambito della protezione, abbiamo il secondo ambito che è quello previdenziale, ovvero rendere consapevoli sul gap previdenziale e sull'importanza quindi della previdenza complementare, poi abbiamo il tema della sostenibilità dei progetti di vita e della famiglia nel tempo mediante un'attenta gestione sia del risparmio che degli investimenti. Quindi questi sono i quattro ambiti che noi serviamo, no? Abbiamo parlato appunto della protezione, della previdenza, del risparmio degli investimenti e giusto appunto come vi dicevo abbiamo voluto lanciare questo piano nazionale di protezione, previdenza e naturalmente tutta la parte di educazione finanziaria
all'interno del quale ci sono tutta una serie di iniziative che noi abbiamo messo a terra con i nostri appunto 12.000 consulenti sul territorio. Innanzitutto gli eventi virtuali dedicati appunto ai clienti e al pubblico, su cui da questo punto di vista l'aspetto digitale e virtuale ci ha aiutato molto perché ci ha consentito di raggiungere un audience importante. I nostri Protection Day, Previdenza Day e Investment Day, che sono di fatto dei webinar di circa un'ora, ci hanno visto coinvolgere oltre 57.000 partecipanti per oltre, diciamo, circa 530 eventi organizzati con esperti e, diciamo, e testimonianze. Ma non è tutto. Oltre questo, come dicevo, un secondo ambito di attività è tutta la parte editoriale che facciamo attraverso i social. Abbiamo un piano editoriale dedicato sia sui social della compagnia sia soprattutto con i nostri 2000 Smiler, perché noi abbiamo i 2000 Smiler, sono dei nostri consulenti che sono stati formati per diciamo operare sui social in maniera professionale e quindi divulgare di fatto dei contenuti. Ebbene, vi do solo un dato: pensa che in questi tre mesi, nei primi tre mesi del 2021, queste 2000 consulenti che sono sui social hanno pubblicato oltre 6.000 contenuti, hanno raggiunto oltre 10 milioni di contatti, no? Quindi, insomma, in questo senso parlavo, certo, di pubblicazione di, certo, questi contenuti. Claudio, poi, diciamo, sì, per un po' le attività principali. Abbiamo anche, naturalmente lavoriamo molto anche sul nostro sito, abbiamo lanciato peraltro un nuovo sito come Alleanza pochi mesi fa e all'interno sviluppiamo periodicamente dei gaming proprio sull'ABC dell'educazione finanziaria, dove quindi diciamo interagiamo con i nostri utenti per poter di fatto far fruire a loro dei contenuti, piuttosto che utilizziamo naturalmente canali come l'email per mandare i magazine piuttosto che delle newsletter ai nostri clienti, che sono la maggior parte di cui noi abbiamo l'email, sempre in ottica di mandare contenuti per creare appunto diciamo consapevolezza. Per finire abbiamo poi dei progetti speciali che stiamo seguendo, a partire da Ora di Futuro, che è un progetto di educazione finanziaria, educazione diciamo in senso più ampio, ma tra cui anche il tema finanziario nelle scuole primarie. E poi il progetto che abbiamo lanciato invece pochissimi mesi fa, Mamma è un verbo al futuro, dedicato alle mamme che soprattutto in questa fase del Covid hanno sofferto particolarmente per diciamo la perdita di lavoro, per le tematiche relative a tutto quello che abbiamo vissuto, e su cui il tema quindi dell'educazione finanziaria e della gestione del bilancio familiare ci è sembrato particolarmente importante e prioritario. Ecco, e quindi, e da questo punto di vista, adesso ho citato le iniziative principali, siamo sempre alla ricerca di nuove idee, nuovi spunti, e stiamo un po' diciamo arricchendo questo programma certo, mese dopo. Certo, ecco, insomma, quindi si continua così anche per il futuro, Claudia, insomma, come lo vedete il futuro? Ma guarda, questo, io credo che ci siano ancora tantissimi ambiti da coprire, tantissime opportunità da questo punto di vista, come dicevo, per rendere consapevoli le persone e focalizzarle sulla progettualità futura e sugli step che vanno fatti, no? Per poter diciamo poi raggiungere gli obiettivi che la famiglia si prefigge e quindi pianificare per tempo in maniera adeguata, no? Per poter raggiungere, dicevo, gli obiettivi della famiglia. Quindi ancora tante iniziative, oltre a questi filoni che ti ho raccontato, che vanno avanti, visto che ci stanno dando grandissima soddisfazione. E quindi, certo, insomma. Certo. Beh, allora, diciamo che di progetti fatti ce ne sono, e soprattutto quelli che verranno sono tanti. Perciò io intanto rinnovo i complimenti per questo premio Alleanza Assicurazioni, progetto digital dell'anno Innovazione Insurance, che già di per sé contiene le parole chiave del momento su cui bisogna lavorare nei prossimi mesi. E a questo punto, Claudia, ti lancio insomma una sfida anche che arriva direttamente da parte nostra. Mi auguro di poterci vedere per la prossima edizione, quella dell'anno prossimo delle Fonti Awards, di presenza, di persona, per raccontarci altri progetti. Quindi ti chiedo se vorrai essere dei nostri, se vorrete essere dei nostri. Assolutamente sì, ci conto. Ok, anche noi. Va bene. Grazie a Claudia Ghinfanti, responsabile marketing Alleanza Assicurazioni, naturalmente a tutto il team che ha citato in apertura di collegamento. Complimenti a tutti. Grazie a tutti voi, a presto!